ci mancava, eh? C'è un'oasi nel sale. Che bellezza. No ragazzi, qua c'è un lago salato in mezzo a queste dune giallissime con un'oasi nel mezzo. Mi sembra un piccolissimo Salar de Uyuni in Bolivia. Mamma mia, è fantastico. Altro problema. Ragazzi, è pazzesco. Abbiamo sentito una perdita d'aria improvvisa, mi sono fermato, non capivo da dove arrivava. Ti stai tutto abbassando. Mannaggia. Era già successo a Panama. Eh sì. Si è rotto il tubicino? Bisogna vedere se come l'altra volta o cosa. Che spavento! Sì. Mamma mia, sembrava... dovesse succedere chissà che. Questo. Sì, aspetta. Spero che sia questo. Il problema è che siamo in mezzo alla strada e non c'è chiaramente corsia d'emergenza. Vediamo se riesco. Ah no, tra l'altro. Eccolo. Metto il triangolo. Forse è meglio mettere il triangolo. Deve essersi staccato il tubo del sedile. Era già successo una volta a Panama. Il problema è che se hai una fuga d'aria la devi sistemare, perché sennò il camion frena. O meglio, si frena e non riparte più. Lucia ha messo il triangolo. Devo fare un attimo un tappo. Voglio provare, vediamo che succede. Poi dopo lo smonterò. Non mi metto certo qua in mezzo a smontare il sedile. Non è che sia molto trafficata questa strada, però quando passa un mezzo passa veloce, perché non c'è sta nada. Allora, il tubo dovrebbe essere questo. Lo stacco. Prendo un altro pezzettino di tubo qui. Il bello di questi tubi è che se li schiacci, li chiudi o li sciogli, riesci a fare un tappo. Funziona. Sono riuscito a sciogliere un tappo, vediamo. Lo infilo direttamente nel raccordo al T del sedile, vediamo che succede. Quando si spegne la spia e smette il cicalino significa che stiamo caricando il circuito ad alta pressione, quello dei servizi, tra cui il sedile, e ora non sta uscendo più aria. Quindi dovremmo essere a posto. Ci siamo. Riparazione d'emergenza fatta nel medio del deserto. Stiamo veramente nel medio del deserto. E mi toccherà smontare anche il sedile. Vabbè. Ah, qua sta passando anche il treno. Che cosa però porta? Il treno del deserto. Ci sono le dune che si sono spinte sulla strada. E qui alla fine siamo arrivati a Puerto Peñasco, ridente località turistica del mare di Cortez. Non ce l'aspettavamo, ma là in fondo ci sono dei super hotel. Sembra un po' la Las Vegas di Sonora. Guardate là, credo che il pueblo sia un po' più spostato. Questa credo che sia tutta la zona hotelera, credo, spero. Vediamo se troviamo un posto dove fermarci, ormai si è fatta una certa. Però fa caldo anche qui. Speriamo di avvicinarci il più possibile al mare.
tutta la zona che abbiamo costeggiato finora era inaccessibile lato spiaggia, perché è tutto un parco, riserva naturale, molto protetta, dove si riproducono tantissime specie di uccelli, quindi non ci si può neanche andare. Ce ne sono anche alcuni in costruzione di questi mega hotel. Ammazza! Siamo arrivati nel pueblito, noi procediamo dritto verso il malecon e andiamo verso la spiaggia, così almeno la vediamo, poi vediamo se si può rimanere in qualche modo. C'è un po' di traffico qui per andare al malecon, ci sono un po' di ristoranti cinesi. Oh, lì c'era scritto the best tortilla in town. Tortiglieria Mexico. Si sentiva il profumo lontano un chilometro, qua stanno facendo una brace pazzesca. Me gusta Mexico para la brasa. E con questo caldo, cioè stare proprio lì davanti a aspettare la carne alla brasa, insomma. Evidentemente una località turistica, c'è la zona dei resort e questa zona più cittadina dove comunque ci sono anche degli hotel. C'è anche il Marlin. E vai, riniziamo con le nostre esplorazioni qui sulla costa messicana per andare a cercare un lugarcito donde ponernos. La playa dovrebbe stare là. Qua c'è un parcheggio, qualcosa in costruzione. C'è questa zona qui un po' semi abbandonata, non si sa se tra un po' ci costruiranno. Lì ci hanno costruito. Dalla mappa si vedeva una sorta di parcheggio lì, che probabilmente poi alla fine è questo. Vediamo un po' se troviamo un parcheggito che per noi. Ed eccoci qua alla spiaggia. Ci sono un po' di macchine di tutte le persone che sono qui a godersi la spiaggia. Classica musichetta messicana, un po' di bottiglia di birra buttata in terra. Ma il posto non mi sembra male. Non mi sembra male, no. Chiaramente è abbastanza a rischio rave, eh? È a rischio rave. Forse qua un po' meno, perché magari dici è un po' più accessibile lì e quindi magari se uno viene a fare un rave si metterà lì più facile. Quindi io magari mi metterei qua. Storto, guarda. Andiamo solo un po' verso in avanti. Se la mettiamo davanti, il lato mio. Proviamo. Vado a guardare dietro. Come vediamo la bolla com'è. Sì, dai. Pendiamo un pochino, ma non tanto. Io quasi quasi mi rinfrescherei con un bagno. Eccoci tornati sulle spiagge balneabili. E noi siamo parcheggiati proprio a fianco alla villetta. Abbiamo la stessa vista in questo momento. C'è un po' di bassa marea in questo momento. È caldissima. Cioè, la marea arriva fino lassù. Quindi più tardi tutta questa parte sarà assolutamente coperta. C'è una colonia di paguri enorme, sono tantissimi, centinaia. E l'acqua è veramente calda. Quindi per affrontare la serata al meglio andiamo a farci il bagno. Costume già indossato, siamo pronti. Ciao ragazzi, benvenuti a bordo e benvenuti a Puerto Peñasco. Ciao.
benvenuti, qui fa un caldo bestiale. E non solo, è pure bello umido. Non è servito a molto stare qui, anzi, forse abbiamo anche peggiorato la situazione. C'era un po' d'aria, non faceva male, ma calor umido allucinante. Quindi ora ci mettiamo in marcia, vogliamo raggiungere le montagne abbastanza velocemente, ma dobbiamo percorrere un bel po' di chilometri prima di raggiungerle. Quindi iniziare l'esplorazione della parte interna del paese in alta quota, perché ora qui stiamo raggiungendo dei livelli veramente difficoltosi. Il posto si è rivelato super, sta tranquillo questa notte, perlomeno da questo punto di vista, nessun rave. Io ho ancora il problema mio sedile, non mi metto assolutamente adesso a provare a ripararlo. Conviverò con questa cosa un paio di giorni probabilmente, finché non raggiungeremo la montagna, poi lì se ne parla. Ma ragazzi, prima di andare via ci siamo accorti che c'era un sacco di gente che si stava radunando là in fondo. Lì c'è veramente un sacco di gente e sembra che ci sia una balena che per qualche motivo si è arenata con la bassa marea. Sembra che ci sia della gente che sta forse cercando di spingerla, non lo so. Si vedono gli spruzzi della balena. Sono tutte quelle persone che stanno provando a spingerla. Ce l'hanno fatta. Sembra proprio che ce l'hanno fatta. È ancora lì la balena, però adesso si è girato, il muso si è girato dalla, verso l'oceano. Eccola che va. Che bello. Dai, sta nuotando, sta nuotando. Ancora lì, sarà stanchissima. Tantissime delle persone che erano dentro a spingere la balena erano della marina. Il problema è che sembra che questa balena stia tornando ancora a riva. Avevano messo anche delle transenne. Sta tornando a riva. Si è girata nuovamente. Sembra che punti verso il largo. Dai, allontanati. Dai che si sta allontanando, si sta allontanando. C'erano anche i pompieri a dare una mano. C'erano tutti, marina, polizia municipale, pompieri. Però ce l'hanno fatta. È stata una cosa non facile. No, grandi. Qui hanno usato dei secchi per portare acqua di mare, bagnare la balena quando era fuori dall'acqua, e avevano anche una pompa con cui aspiravano l'acqua e l'hanno bagnata, perché dice che è dalle 5 del mattino che era arenata questa balena. Mamma mia. Questo signore è un biologo che era qua e stava coordinando un po' i lavori di disarenaggio della balena. Che passò? La balena llegó a la playa en la madrugada y se quedó parada. La comunidad, la gente del municipio, se enteró y vino y empezamos a buscar cómo regresarla al mar.
lo cual se logró solamente usando, esperando que la marea nos ayudara. Entonces se le mantuvo hidratada con agua del mismo mar y se le ayudó a respirar y se le limpiaron algunos parásitos. Se quitaron las piedras debajo de ella para que no se lastimara y en cuanto la marea subió, pues solamente la empujamos de regreso. Ah, ¿ma esto es algo que pasa normalmente o porque la ballena está un poco cansada? Que es probable que esté cansada porque estos días hubo mucha corriente, muchas marejadas por las tormentas en el sur del Golfo de California. Ah. Incluso Hermosillo se inundó hace 3 días. Ah. Entonces eso indica que hubo un temporal anormal. Eso puede ser una razón. Otra es que pues es su hábitat. Aquí es su hábitat, es ballena de aleta. Es ballena de aleta y ballena azul son las más comunes aquí. Y es normal que lleguen a encallar, ¿no? Es normal porque pues la marejada a veces está débil, a veces se pierden un poco, pero no es común, pero no es algo anormal. ¿Estaba una ballena joven o...? Joven, una ballena joven, quizás 3 años. 3 años. 10 metros de largo, es una ballena de aleta, ballena fin whale. La segunda más grande del mundo cuando es adulta, puede medir 27 metros. Y es muy importante su conservación porque aquí Peñasco hay una población residente y una población migratoria. Ah. Pero es ballena de aleta, muy buen estado de salud, se le valoró, se le dijo que estaba bien y la prueba es que se fue nadando sola, ¿no? Qué bueno, bueno. Muchas gracias por tu trabajo, gracias. Bene, dopo aver visto questo salvataggio con lieto fine, che non è mai male, torniamo a Valentino e muoviamoci. Tutto bene, quel che finisce bene. Il problema è che Lucia ha trovato un portafoglio. Sì, mi sa che nella... Oh, lì c'è uno della Marina. Glielo vado a dare. Okay. Mi è volato fuori il cappello. Con quel poco vento che c'è. Bene, abbiamo dato il portafoglio al marinaio. Possiamo partire? Possiamo partire! Lasciamo la spiaggia, ma prima di lasciare Puerto Peñasco ci fermiamo qui alla Pemex a fare combustibile. Primo combustibile messicano. Intanto se tomiamo anche un poco di acqua perché... Che calore, mamma mia. Allora, da questo lato della pompa non c'è sta nada, perché questa è collegata a quella dell'altro lato. Questa qua. Entonces, facciamo il pienito. Stiamo percorrendo questa strada che ha dell'incredibile. A parte che è strettissima, abbastanza standard per queste latitudini del Messico. Ma stiamo costeggiando un numero di resort impressionante. Sono tutti isolati l'uno dall'altro, ma sono tantissimi e sono enormi. Probabilmente quasi esclusivamente utilizzati da statunitensi che vengono qua a passare le vacanze, persone che provengono specialmente dagli stati più interni, che sono poi relativamente vicini da qua. Un posto molto strano. Comunque guardate quando passa il camion. È un casino. La mia corsia è più stretta del camion, bisogna prestare molta attenzione. Ci troviamo assolutamente in mezzo al deserto, lì ci sono le rotaie del treno e questi pali elettrici, dal mio punto di vista, servono quasi esclusivamente per costeggiare questa strada e portare ogni tanto elettricità lì alla nostra destra dove ci sono i resort. C'è una specie di casello, probabilmente un controllo di polizia. Hola, buon dia, bien. Vamos por Hermosillo. Sì. Carro che trae, permesso, sì, permesso. Sì. Questo sono i documenti del camion. Ora arriviamo desde Puerto Peñasco. È una casa rodante. Sì. Grazie. Sono bastati i documenti italiani e la patente italiana. E dire è una casa rodante. Dire è una casa rodante. Perché qua ci sono diversi posti di frontiera con gli Stati Uniti, quindi ci sono un po' di più di controlli probabilmente.
mentre percorriamo questa strada che si immette nel deserto costeggiando il mare di Cortez, ci rendiamo conto che sta iniziando un nuovo capitolo del nostro viaggio, nonostante questo si svolga in un paese che abbiamo già visitato, in cui siamo stati a lungo. Stiamo andando verso sud, cercando un po' di fuggire da questo caldo, ma in realtà anche per avvicinarci a quella che dovrebbe essere la nostra base operativa per i prossimi giorni, dove vorremmo svolgere un po' di lavori su Valentino. Dobbiamo fare tante cose e ci va di fermarci un po' e iniziare subito a mettere le mani sul nostro camion, che dopo tanti mesi ha bisogno di un po' di manutenzione, e poi dobbiamo fare alcune delle modifiche che abbiamo studiato, che abbiamo preventivato e per cui abbiamo acquistato delle cose negli Stati Uniti. Quindi guardiamo questa strada consapevoli del fatto che tra un po' ci fermeremo e ci sarà tanto da lavorare. Ed eccoci arrivati a Puerto Libertad. Abbiamo percorso più di 200 km. E abbiamo bisogno di una pausa. Abbiamo bisogno di una pausa, tanto deserto, mucho calor. Adesso siamo arrivati in questo villaggio di pescatori, che credo sia anche importante perché mi sembra che ci sia una centrale energetica. È un punto di ristoro anche e di riparazione camion. Questa è un'officina per camion. Sì, dentro casa. Dentro casa. Spostiamo qua verso la playa, guardate che mare, ha un colore magnifico. Vediamo se ci possiamo godere un po' d'aria e pranziamo, poi proseguiamo. Che bello! Qui c'è anche un bel posticino per una bella pausa. Ah, sì. Facciamo riposare un po' Valentino. Laggiù si vede la centrale termoelettrica e qua tutta la playa, pescatori. Wow! Abbiamo ripreso la strada e appena lasciato quel paese siamo tornati in mezzo a una strada strettissima nella steppa a 200 metri di altitudine, non passa nessuno. L'unico cartello che abbiamo trovato indica che il prossimo rifornimento è a 180 km, che è appunto il paese dove volevamo fermarci questa notte. Questa strada è piena di buche. Apparentemente può sembrare una strada rapida, ma bisogna prestare grande attenzione perché puoi fare dei danni. Il panorama è incredibile, là in fondo c'è un piano tutto coltivato, sembra un francobollo verde in mezzo al deserto. Noi seguiamo la linea elettrica un po' come si farebbe in Mongolia. Segui la linea elettrica e arrivi da qualche parte. È anche difficile parlare perché bisogna stare con i finestrini aperti per il caldo, però il vento è forte, quindi c'è una turbolenza qua dentro. Siamo negli Stati Uniti ma con la strada molto più piccola. Praticamente la strada equivale a una delle corsie delle strade statunitensi. Convoglio militare, mitragliador, luci. I militari passano questa strada. Che bella però che è. Mamma mia. Bisogna andare un po' a zig zag per evitare le buche. Ragazzi, non mi sembra neanche tanto incredibile, devo essere sincero, ma abbiamo forato. Abbiamo preso un po' di trone su questa strada e chissà, boh. Abbiamo forato la gomma lì. E tra l'altro abbiamo solo una ruota di scorta perché l'altra non l'abbiamo ancora fatta riparare. Ottimo. Ci siamo fermati davanti a un'impresa agricola.
speriamo non ci caccino, perché a questo punto la gomma si sta sgonfiando.